Abbiamo sofferto un po' per trovare il collegamento, ma ce l'abbiamo con un grande ospite prestato dal calcio, però da sempre appassionato di ciclismo. Silvio Baldini, allenatore del Palermo, neopromosso in Serie B e grande appassionato di ciclismo. Allora, innanzitutto, mister, complimenti. Ne ha ricevuti tanti, sono stati scambiati, diciamo, i complimenti anche in privato fra di noi. Insomma, è una gioia che per fortuna ci vuole tanti giorni a metabolizzare, vero? Sì, dai, le cose giuste, dai, è bellissimo vedere gli amici, i familiari che sono felici di questo successo, quindi dai, va bene così, però dai, non è che bisogna esagerare, dai, va bene, siamo felici, siamo contenti. Ma io, tu, ci conosciamo da un po', Silvio, e sinceramente il tuo carattere schietto, genuino, che talvolta ti ha dato anche dei problemi, però ti ha fatto apprezzare molto di più anche in virtù proprio di questa tua sincerità e genuinità. Ecco, c'è da soffermarsi su alcuni particolari. Innanzitutto, su alcuni particolari relativi proprio alla tua intimità, hai già dato sfogo abbastanza, è inutile tornarci, però. Prendere una squadra, mi sembra nei giorni di Natale, giù di lì, e addirittura 23. pretendere di dire non fare investimenti, nulla, io devo ottenere il massimo da questi ragazzi, è una grossa scommessa sul piano personale e sul piano umano. Ma come ti ripeto, io avevo delle convinzioni avevo la convinzione, dai, che dopo 18 anni avrei potuto riprendere quello che mi era stato tolto. E questo mi accadeva, come ho già detto altre volte. Quando scendevo a Palermo, che andavo a Santa Rosalia, sentivo così nelle mie preghiere che c'era questa possibilità di poter ritornare. E quando è successo, ero convintissimo che avrei vinto perché so che nello sport contano le qualità dei giocatori, ma tante volte vengono sottovalutati. Quando le cose vanno male è più facile dare la colpa a loro perché hanno preso un gol, la colpa a loro nel dire che non si impegnano. E invece, se tu gli sai proporre cose che loro vedono che l'allenamento non è una fatica, ma è un qualcosa in cui devono andare a ricercare loro, devono andare a ricercare quel bambino che dentro di loro sognava, che voleva diventare un calciatore, che voleva giocare in uno stadio pieno. E quando tu riesci poi a svegliare queste cose, vede le persone che si trasformano e quando si trasformano riescono a darti un rendimento che non te lo saresti mai aspettato. Siamo toscani entrambi, Silvio, ma si dice in una regione così eterogenea come la Toscana che in quel di Massa, di Carrara, forse c'è un po' meno di autoctono, forse c'è un misto fra corsari, pirati, però ecco, ci hai parlato dal tuo profondo intimo come si sposa e come riesce a miscelarsi questa tua appartenenza al tuo territorio, alle tue radici, che poi trova sfondo con le Alpi Apuane, ce ne siamo parlati più spesso, ma anche con un'altra regione per certi versi complessa, carica di religiosità, ma carica anche di tanti controsensi. Una piazza difficile come Palermo, tu hai saputo far tua e il giorno della sfida quasi 150.000 persone credo sono venute allo stadio. Quindi Sì, ti sei radicato in quattro perfettamente. partite, no, in quattro partite sono di 150, oltre 150.000 persone. Quindi ecco, mi viene da dire, ti senti a casa tua? Sì, io Palermo è una città che già 18 anni fa, quando l'ho conosciuta per la prima volta, mi sono sentito a casa mia perché sono molto vicino alla loro cultura, perché la loro cultura mette al primo piano la famiglia. Chi non rispetta la famiglia vuol dire che è un uomo senza principi, senza valori. È una persona che si comporta così, viene alla società, lo allontana, lo emargina, lo fa passare per quello furbo, per quello che gioca, hai capito?
che hanno queste famiglie allargate, dai. Sono cose che Silvio, possono succedere, sono cose che certo. possono succedere, però io mi sento vicino a loro e quindi io apprezzo quella cultura e mi piace vivere lì. Infatti ho comprato casa lì e cercherò, anche se abito in un posto bellissimo, qui a Massa Carrara, voglio passare la mia vecchiaia là e, come ho detto altre volte, voglio morire lì, voglio essere cremato, le mie ceneri devono essere là, perché io mi sento vicino a loro. E quando parli di famiglia nel senso stretto del termine, non allargato a certe metafore, a certi No, simbolismi. no. Però ascolta Silvio, è venuto a salutarti un grande ciclista del passato e che ha voluto essere presente a questa festa fra di noi. Allora io lo inserisco nello streaming, va bene? Guarda un pochino chi Va c'è. bene. Ciao. Conosci? Grande. Ma lo sai che lui di origine da parte della mamma è massese. Lo Lui so, certo. da bambino, quando correva agli Evo Juniors, abitava qua a Castagnetola. Quindi, Come diciamo noi, o da. Oda. Oh, ma quest'anno che campionato, ragazzi! Come, mi sembra di essere ritornato indietro 20 anni, oh, quando eri a Palermo già. Bellissimo. Ma vedi, ora voglio dire Porca una cosa miseria. su di te. Lui ha fatto il ciclista, no? E quindi avendo la mamma di qua, nel suo DNA, le persone qua vicino che nascono nella zona di Massa Carrara, sono il DNA, ce la cava, no? Sono le cave. Quindi chi fa quel Boia, boia. mestiere non può mai arrendersi. La fatica diventa una compagna della vita, cioè lottare tutti i giorni con quella fatica, che poi alla fine, a forza di lottare, non è più un nemico ma la tua compagna. E quindi lui quante volte al tour è andato in fuga, nel suo DNA da parte della mamma, perché ora non conosco il padre di dove era, da parte della mamma questa Uguale. compagna nella Mio sua anima papà era di gli è Baglioni. tornata e l'ha accompagnato, hai capito? E quindi per me è È vero. bellissimo a volte pensare allo sport e pensare queste cose. E lui secondo me è stato un grande campione che nel DNA doveva avere questa grande caratteristica, avere come compagna la fatica, la sofferenza, se no il ciclista non può arrivare a fare 21 giorni di fila, un giro, un tour, una vuelta, salite, discese, cronometro, cioè voglio dire, tutti i giorni uno va in fuga e uno deve sempre poi rimanere dentro a un cronometro, no? Non è che poi uno arriva con 10 ore alla fine, si gioca per 1 minuto, 2 minuti. Un giro, un tour, una volta, cioè, voglio dirti, in queste cose qui, se tu non hai nel DNA questo fatto della fatica come compagna, non puoi andare da nessuna parte. Due ruote che vi faranno perdere la testa. Taddei Store a Santa Croce sull'Arno, rivenditore ufficiale Specialized, offre spettacolari avventure sia su strada che fuori strada. Gira il mondo sulle due ruote con Taddei. www.taddeistore.com. Fattoria Pieve Assalti, il benessere a portata di mano. Vacanze da sogno nel cuore delle colline senesi. Gastronomia, fitness, maneggio e tanta bici tra le Crete e la Via Francigena. www.pieveassalti.it. Dalla bici alla brace, locandailboschetto.com. Immergiti con Dario Pieri e la sua famiglia nella tranquillità della campagna toscana cara agli Etruschi. Troverai i sapori incomparabili della cucina tipica toscana, accompagnata dai migliori vini, a contatto con i profumi di un territorio dove le dolci colline che uniscono Siena e San Gimignano a Volterra calano poi verso il mare, a contatto con una natura splendida e incontaminata. locandailboschetto.com. Un'ospitalità estesa anche agli amici a quattro zampe. Camere a accoglienti, dotate di televisore e bagno con doccia. Locandailboschetto.com è a Volterra, sulla statale 68 al chilometro 4950 in località Spicchiaiola. Locanda il Boschetto, Dario Pieri e la sua famiglia ti aspettano. Un paio di magliette, infradito e un pareo. Il posto giusto delle vacanze, della mia bici. Ora che Claudio, siamo qua, quando ma il tuo.
Tuo papà di dov'era? Bagnone. Di dov'è? Bagnone. Era. Eh sì, è. Dimmelo. Anche lui. È tutto lì, dai. Lui è napuano, tutto dai. Lui è napuano. È passo della napuano, Casatella. Cioè... Passo della Casatella. Esatto. Ancora... No, tutti i parenti ancora lì, tutti lì. Ogni tanto passo dentro a Massa. Poi ci siamo persi un po' di vista, perché tu sei uscito un attimino dal calcio, quindi quegli anni lì. Sono stato 6 anni fermo io. Lo so, ho detto, ma porca miseria, vedrai che prima o poi devi rientrare ancora e fa sfracelli. Guarda un po' te cosa hai fatto ancora. Sembra di essere veramente, come ho detto prima, tornato in 10 tempi, quando già stavi a Palermo, cavolo. Sì. Ma sai. Poi dopo sei andato a Parma. Poi sei andato a Parma. Sì. Parma, Catania. Vabbè, ma io guarda. Vabbè, quest'anno devo venire a trovarti poi alle partite. Mo ci vengo. Voglia. Ma il problema ho cercato di trasmettere ai giocatori quello che abbiamo noi che siamo nati in queste zone, no? Cioè capire che l'allenamento non è fatica, ma è la ricerca di te stesso, la ricerca di quelle sensazioni che da bambino ti hanno trasmesso i tuoi genitori, quelle sensazioni che ti hanno trasmesso i tuoi nonni, le sensazioni in cui capisci che vuoi farti una famiglia cercando di dare ai tuoi figli certi valori, no? E io sono partito da lì, senza come la vita, alla fine guarda. I giocatori dovevamo mandarli a dormire, nel senso di dire, ragazzi, andate a casa, andate a riposare, perché se no domenica che facciamo? Bisogna anche recuperare. Ma oramai si erano innamorati, hai capito, di quello che facevano. E questa è stata la cosa più bella, dai. No, perché lei è abituati a fare quello che fai tu. È stato il bello quello, no? Sei abituati, perché magari prima non erano così. Prima magari non erano così e tu gli hai dato un input per motivarli a fare così. Sì, ma dai, e tu sei stato secondo me sei stato un po' un mental coach. Anche ho portato un mental coach io lì. Però è importante, E sul lavoro del mental coach io poi lavoravo sulle emozioni dei giocatori. Ma perché vedi qual è il problema? Che se tu prendi un ragazzo, tanto siamo con te, parliamo di ciclismo, no? Se tu prendi un giovane e lo metti in bicicletta e tu gli insegni tutto, no? Come cambiare, come andare, ma se non riesci a trasmettere a questo ragazzo che la cosa più importante è pensare quando lui è a soffrire, quando le gambe non girano più, quando gli altri li vedi andare forte, dove ti devi appellare? Dove ti devi appellare? A un qualcosa che è oltre il fisico, quindi devi pescare nell'anima, devi pescare dentro i tuoi sentimenti, in cui magari dopo magari scollini da una salita e magari ti cominci a trovare fiducia, le gambe ti cominciano a girare e magari quando arrivi lì gli altri avranno il problema che tu hai avuto nella salita prima e magari li stacchi. Però se prima tu non hai la forza di soffrire, non hai la forza di sapere cosa vuol dire morire, dici no, io arrivo, se no mi devono portare all'ospedale. Se uno non c'è questo, può saper cambiare, può saper avere il fisico, poi quando ci sono poi le sofferenze, salta, non ce la fa rimanere. Hai capito? È vero. Non ce la fa. Bisogna abituarli a tenere duro oltre i limiti, perché andare oltre i limiti non sono capaci tutti, quindi la differenza la fai quando c'è quel poco, perché basta poco fa la differenza quando sei tutti nella fatica del limite, e andare oltre il limite che sono pochi capaci. Infatti, per esempio, io quando vedo così, che mi piace guardare il ciclismo, che parlano, no? Che uno in bicicletta, quanti watt produce, tutte queste cose tecniche, no? Andare vicino alla soglia. Io voglio dire, secondo me sono cose che possono essere anche giuste quando tu prepari una persona per far capire qual è il suo motore. Ma quando c'è la gara, i dati, secondo me, devi togliere, perché togli poi anche lo spettacolo. Togli lo spettacolo. Io quelle volte guardavo. Quando correvi tu, c'era te, c'erano i Pantani, c'erano altri corridori, per esempio anche in Durain,
e lo stesso Rissi, no, che ha vinto il tour, mi ricordo Armstrong, no Armstrong, prima, come si chiamava, sì, quello lì? Certo. Lemon. Come dite, tutti questi corridori, Moser, Saronni, sono tutta quella generazione lì, Baron Kelly, Dancelli, mi ricordo quando vinse la Sanremo, andò in fuga, ho visto le persone piangere quando ha vinto Dancelli, che eravamo al bar e c'era la gente, ci ha vinto un italiano dopo 17 anni. Cioè, questi tipi di emozioni qui non ci sono più. Non ci sono più. Perché? Perché hanno cercato di portare uno sport bellissimo come il ciclismo a dei dati, ai fatti che produce, alla soglia che deve tenere, a stare lì e non consumare energie. E hanno tolto l'avventura, no? Hai capito? Cioè, lo spettacolo lo dà quello che va oltre questi dati. E chi va oltre questi dati deve avere nel DNA, poi, come abbiamo detto ora, che non sapevo che anche tuo papà era di Bagnoli, quindi sono nati qua in mezzo alla fatica, in mezzo alla montagna, quindi i tuoi nonni, bisnonni, trisnonni, quanta sofferenza hanno fatto. Quindi se poi i nostri genitori arrivano a sopravvivere, perché una volta hanno avuto bisogno anche di sopravvivere cercando il cibo, il mangiare, quando arrivano e poi producono uno e uno fa il ciclista come te, capisci perché vai in fuga quando hai vinto al Sesterre, hai fatto una fuga lunghissima che ha entusiasmato tutta l'Italia. Pensa che ho, infatti, ho fatto ieri il... Ma c'è il DNA, storia. Infatti, ho celebrato ieri il 30esimo, pensa, a Sestriera, perché ieri ero a Sestriera, oggi sono a Napoli perché ero qua alla presentazione di un libro, però ieri a Sestriera abbiamo fatto proprio il sabato e domenica la celebrazione dei 30 anni ed è stato bello la rievocazione di tutti quelli che sono stati i momenti, che sono veramente completamente diversi da quello che è la situazione attuale del ciclismo, cioè era tutta un'altra storia, altri chilometraggi, altri modi di pensare, cioè la sofferenza, piangere in gara, cioè io piangevo, cioè prima ancora di arrivare al traguardo piangevo, cioè sono cose che emozioni che oggi non ne vivi più, perché prima era l'istinto e l'anima che era dentro che dava la forza e ti dava energia per arrivare a un traguardo. Non c'era niente, c'era la bici. Certo, parliamo di un'epoca dove era così, però era bella perché era l'epoca che piaceva a tutti, perché c'era l'uomo che esisteva, non era la tecnologia che esisteva. E questo ha fatto emozionare anche perché c'erano poi di conseguenza le rivalità che oggi non ci sono più, capisci? E tu puoi fare la stessa differenza nel calcio, perché hai vissuto il calcio in quegli anni precedenti, come lo stai vivendo adesso. L'hai visto che tu, sono cambiate tante cose nel calcio, giusto, no? Sì, ma anche i ragazzi di oggi, tutti gli sport sono diversi. Sì, sono diversi, anche il calcio ha delle metodologie diverse, ma se tu non togli l'emozione non puoi pignorare una persona. Io per esempio l'emozione finale, è lì, fondamentale. Alla finale ho visto dei ragazzi che con il pullman dall'albergo stavamo andando allo stadio e c'erano 40.000 persone e quindi facevamo fatica a passare in mezzo alla gente. E vedevo di alcuni ragazzi che piangevano, no? Arrivati allo stadio gli ho detto: ma se voi vi siete emozionati a vedere la gente, siete imbattibili, non c'è da stare a parlare cosa bisogna fare, andate, correte, andate dietro alla felicità, il fatto che voi vi mettete a piangere avete già vinto, quindi andate tranquilli, un'anima c'è, hai capito? Perché avevamo lavorato sulla parte non solamente fisica ma anche la parte, ha capito, interiore, emozionale e motivazionale, certo, conta molto. Perché quindi voglio dire, nello sport è così, il ciclismo ancora di più, perché il ciclismo se non sai fare quella cosa lì non vai da nessuna parte. Però non è che se in 11 ti puoi nascondere. Silvio, se posso inserirmi, no? Io volevo chiedere questo. Fino ad ora si è parlato di emozione, si è parlato di motivazione. Però in 6 anni riaffacciarsi a una categoria importante come la Serie C, a livello tattica qualcosa sarà cambiato, non sarà stato tutto argomento, non sarà stato solo anarchia. No, è tutto cambiato, ma però è importantissima la tattica come la preparazione fisica, ma se queste sono fondamentali per giocare bene e essere organizzati, ma se non sono supportati dall'emozione è come niente,
È come chiudere la benzina a metà. Tu hai una macchina e invece di dargli la benzina a 100 litri al minuto, gliene dai 50 al minuto. E poi fare tutte le curve fatte bene, puoi fare tutto quello che vuoi, guidare, frenare, ma se non apri il gas, se non apri il gas, andare oltre. E quindi uno per andare oltre deve capire che quello che sta facendo non è vincere o perdere, ma va alla ricerca di se stesso. Quando tu trovi te stesso, trovi la parte spirituale, trovi l'anima, ti avvicini a Dio. Io, come ho detto anche altre volte, ti ripeto le stesse cose che la madre ci ha detto. Come i monaci usano la preghiera per avvicinarsi a Dio? Il ciclista è alla bicicletta e la fatica. Il calciatore ha il pallone rettangolo di gioco e sempre la fatica. Ti devi avvicinare. Un mio giocatore ha perso il papà a 59 anni, 20 giorni prima di iniziare i playoff. Andavamo a giocare a Bari, è morto, niente, purtroppo da un infarto il papà è morto. Questo giocatore si chiama Dall'Olio, era distrutto. E gli ho detto, guarda, ora è solo una possibilità per sentire tuo padre. Quando scendi in campo, riuscire a dare tutto te stesso, perché in quel momento lì lui, nelle difficoltà, ti dà una mano a rialzarti, a rincorrere, a fare le cose giuste. Non lo trovi solamente nella preghiera in chiesa o al cimitero, ma lo trovi lì, in mezzo a 40.000 persone. Capito? Questo è come vedo io lo sport. Lo sport deve essere una realizzazione di te stesso, non solo attraverso la vittoria o il risultato, ma attraverso una preghiera. E la preghiera non è solamente il Padre Nostro, l'Ave Maria, la preghiera della fatica, di lottare contro un avversario, di lottare contro un qualcosa che va oltre in quel momento lì che è il risultato, la vittoria del civile. Oltre, devi andare oltre. Perché se tu sai andare oltre, quando ti allenerai ancora in maniera migliore e tu sarai ancora un atleta più forte. Perché non esiste più poi la fatica. Diventa una tua compagna, non diventa un tuo avversario. Bungee Inerti SAS. La tutela dell'ambiente è la nostra priorità. Recupero, riciclaggio e vendita inerti. Raccolta e recupero materiali edili. Bungee Inerti SAS. Al tuo fianco 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. Trasporti contoterzi. Noleggio mezzi operativi con addetto specializzato. www.bungeeinerti.it. Dal 1920, Lucarelli Piante. Vendita e produzione di piante ornamentali e da frutto. Progettazione, realizzazione e manutenzione giardini. Atacama, il gusto dell'avventura. Atacama è bici e accessori in carbonio, strada, mountain bike, gravel e e-bike. Atacama è la soluzione che cerchi. Atacamabike.com. Atacama, always one step forward. Fossetti Costruzioni, sinonimo di qualità ed efficienza. Al tuo fianco, dalla progettazione alla messa in opera. Ristrutturazioni e nuove costruzioni. Tempi rapidi di realizzazione e consegna. Chiedi un preventivo o la disponibilità di nuove costruzioni in vendita. www.fossetticostruzionisrl.com. Claudio, ascoltando le parole di Silvio, mi viene in mente però, senza toccare la tua epoca, qualcosa che ha vissuto al tour dello scorso anno quando indossò la maglia gialla Mathieu Van Der Poel, pensando al nonno che non l'aveva mai indossata. C'è qualcosa di misticismo anche in questo? Suo padre, io sai, io posso suo padre, lo so, però lui pensava al nonno Pulidor che non aveva mai indossato la maglia gialla, che era morto da poco e che lui gli toccava, esatto, questo onore. E tu pensa che Pulidor in Francia era cioè, credo che sia ancora oggi tuttora un numero uno, nonostante non abbia i numeri vari tanti altri, ma il carisma vedi della persona. Pulidor era un carisma in Francia che era ineguagliabile, ha saputo trasmettere emozioni, come dicevamo prima, vedi? Quando l'hanno chiamato anche Eterno Secondo, ma puoi chiamarlo come vuoi, ma è un uomo che ha avuto delle caratteristiche
che prendeva nell'animo della gente, e questo piaceva. Se la gente, i tifosi, devi prenderli in qualcosa, non basta essere, non deve essere uno quadrato. Oggi poi sono talmente proprio quadrati la tecnologia che si dimenticano di trasmettere le emozioni, tanti si dimenticano. Poi ci sono quei pochi ancora che ce l'hanno, oggi pochi rispetto a prima. Pochi, proprio pochi che ce l'hanno. È uno di questi, Van Aert è uno di questi. Sì, sì, Pogacar perché sanno. Di questi. Ma Pogacar secondo me un po' meno, non trasmette tante emozioni. È molto, si vede che è molto costruito, è costruito per vincere. Emozioni a me sinceramente non me ne dà Pogacar, perché non le trasmette. Quando mi dice Van der Poel, che lo vedo far fatica, che lo vedo arrivare, che si sbatte per terra, che non c'è più fiato, questa è l'emozione di uno che ha superato i suoi propri limiti. Invece vedi Pogacar arriva, sembra che non abbia fatto anche la corsa, sembra quasi il superuomo del momento. A me non piacciono queste persone, mi piacciono quelli che vanno oltre i propri limiti e sanno dimostrare che sono capaci di, magari anche se non sono all'altezza in quel momento, di passare anche quelli più bravi, quelli più forti di loro. Ma neppure ho fatto i numeri quando pensavi di poter farli. Pogacar invece sembra proprio il classico precisino, perfettino. Non sono mai piaciuti a me quei personaggi. Mi piacciono i corridori o gli atleti che sanno creare una differenza, anche se magari sono inferiori agli altri. E questo lo tirano fuori, come ha detto Silvio, con le motivazioni, con il pensiero, cercare di essere felici, di credere in se stessi, tutte queste cose che esistono da sempre, non è che sono state inventate adesso, anzi adesso erano state un po' messe da parte, forse, perché con la tecnologia tutto è quadrato, tutto è preciso, tutto è perfetto. Invece l'istinto è l'imperfezione dell'essere umano, essere capace di fare un qualcosa al di fuori delle classiche diciamo situazioni già preparate, già strategie messe in atto. Questo è il bello, ecco, secondo me. Silvio, te c'è qualche corridore oggi che ti emoziona? Ma guarda, ti dirò, io oggi non è che lo seguo tanto il ciclismo, proprio perché non ci sono più le fughe. Arrivi a 3 km dal traguardo e cominciano ad attaccare. E quindi anche quando sai che c'è una tappa di salita, aspetti che arrivano, guardo la televisione, giri i canali, vai. Poi quando arrivano all'ultima salita ti metti lì e guardi, perché tanto sai che prima non parte nessuno. E quindi diventa monotono, no? Diventi monotono da vedere i corridori che stanno lì, che una squadra va in testa, tira, fa l'andatura. Non lo so, poi ci sono delle fughe che fanno partire dei corridori che non contano per la classifica, li tengono a 4, 5, 6 minuti e poi all'ultimo cercano di ritornare lì sotto per arrivare in volata e batterli. Vedi proprio che li raggiungono sempre a 1 chilometro, a 2 chilometri. Hanno tutte queste cose calcolate, no? Perché? Perché poi quelli sono corridori non di primo piano ed è normale che riesci a prenderli, perché se là davanti ci fosse chi ha più ci dà la situazione, per dirti, poi non li riprendi più. Perché non conta poi dopo il watt, no? Conta chi è davanti, che va oltre il watt, va oltre, va a cercare oltre la vittoria, al di là della velocità che può andare, può fare. E voglio dirti, sono cose ti appassiona meno. Se tu vedi gli spettatori oggi al Giro d'Italia, non sono più quelli degli anni 90, 80, 70, negli anni 70 poi non se ne parla, insomma, io me lo ricordo. In quegli anni là io avevo 12 anni e andavamo al bar a vedere il Giro d'Italia, per dirti, no? Tante volte il tour, non mi ricordo, che non so se lo davano sempre a quelle volte, mi ricordo la volta, ma esatto, Roberto Silvio è uno proprio vecchio stampo, vedi, che è rimasto proprio a quello che è. Non è solo la parte fisica, è la mente, la testa che conta tanto, la testa deve fare la differenza. Il fisico sì, ce l'abbiamo tutti. Ma perché di emozioni, no? Per esempio, certo, io mi ricordo l'ultima volta che ho provato veramente l'emozione, quando ha vinto Andy Schleck, che partì al tour, è partito molto prima, che ha fatto primo lui, il secondo il fratello, una tappa di salita
che addirittura aveva 4 minuti e passa, poi è arrivato neanche con 2 minuti all'arrivo, poi l'ha vinto l'australiano quel tour lì, no? Cadel Evans. Però voglio dirti, quel giorno lì a vedere, e mi ricordo che era Di Stefano lì che parlava, che diceva che il papà era sull'ammiraglia, che a un certo punto hanno detto al fratello di parlare, no? A Frank Slack, di parlare a suo fratello Andy, e il padre che era lì, che ti immagini l'emozione di quel signore lì, del padre con il figlio che è dietro, che copre la fuga del fratello, pensando di poter vincere il tour, con le parole giuste da dirgli, avranno nella loro famiglia, no? Un qualcosa che li avrà accomunati per cercare di non farlo arrendere, di farlo arrivare. E quella cosa lì mi ricordo, mi emozionò molto. Infatti speravo che vincesse Andy Slack, e poi non ha vinto quel tour lì. Però ecco, quel giorno lì rimane una tappa che dice: guarda quanto è bello il ciclismo. E oggi fai fatica a dire quanto è bello il giro. Anche perché l'ultimo giro d'Italia l'hanno vinto gli ultimi 2 chilometri, no? 2-3 chilometri, quanto mancava? C'era 3 chilometri. Fai 4 ore di diretta per vedere gli ultimi 3 chilometri. 50.000 metri di dislivello in 20 giorni, pensa. In 20 giorni è... deciso 2 chilometri. Hai capito? Anche perché dopo, appunto, è giusta la preparazione, è giusta la metodologia, è giusto preparare le corse, ma se poi tu non mandi queste persone ad andare oltre il limite, anche a volte saltando, che poi possono saltare, ma alla fine uno vincerà, e quando lui che vincerà ha portato in questo sport che cosa? Il fascino di che cos'è la fatica, il fascino che quanto uno deve soffrire, quanto fascino che uno la gente vede uno sport popolare, perché la gente normale, i poveri, diciamo le persone che devono far fatica per portare avanti la famiglia, e poi vedono in questi personaggi quelli che sono riusciti a combattere, hanno avuto la possibilità con questo modo di andare oltre il risultato, di avere sconfitto la fatica, no? E quindi uno crede anche lui che possa, capito, con la abnegazione, con il fatto di non mollare, un domani di avere un figlio che possa studiare e diventare medico, no? Ma se fanno tutte queste cose qui, anche il segnale che ti arriva dallo sport nella società è un segnale di dire: vabbè, se tu fai così va bene, se non fai così non sei nessuno, dai. Silvio, con te sono passati tanti calciatori, qualche grande campione, qualcuno che ti viene in mente così, che assomigliava un po' per impeto a Chiappucci, al diavolo? Ti viene in mente nessuno? No, io sì, ho avuto, come esempio, quando allenavo l'Empoli in Serie A, avevo un mediano che di nome si chiama Gian Pieretti, che non era un giocatore famoso, però ha giocato in Serie A, e quindi lui era uno che dal martedì si preparava, si curava. E poi noi a Empoli avevamo la fortuna di avere il dottor Falai, che teneva i giocatori, conosceva... conosce il corpo umano così, è uno scienziato, dai, lui come medico. Mi ricordo che questo ragazzo dal martedì voleva i consigli dal dottore per avere il fegato non intossicato, voleva sapere quando si allenava cosa doveva mangiare, insomma, voleva essere, arrivava la domenica a puntino, e quando arrivava la domenica era un guerriero. Di quanti anni fa? Tanti anni fa. 22 anni fa, mi sembra. 2000, 22 anni fa. Sì, gli anni 2000. 2000, 20, 22 anni fa. 22 anni fa. Pensa te. Hai capito? E poi io mi divertivo con il dottore. Il dottore mi raccontava sempre le corse, no? Mi raccontava di Bartali, di Coppi, di Tossi, Moser, la rivalità fra Moser e Saronni. E diceva, quando Moser riperdeva, quando veniva battuto, magari in volata, diceva, andava fuori di testa, urlava, diceva,
il dottore diceva: no, ma copriti, ora prendi freddo, niente da fare. E diceva: il giorno dopo ripartiva incazzato più di prima. Infatti una volta mi sembra che ha vinto proprio, c'era la corsa, partiva mi sa qua dalla Toscana, non so se partiva da Camaiore o più avanti, al Giro d'Italia arrivavano a Parma e Mosera fece una fuga lunghissima. Ma era fuori classifica, era nell'81, era il giro che vinse Battaglin, era praticamente era fuori classifica. Mi sembra sì, il giorno prima c'era stato un cronometro Empoli Montecatini dove misero dei chiodi a Saronni, foro quattro volte, e poi Mosera era fuori classifica e fecero una salita verso Parma dei 100 pini giù di lì e fece una fuga da lontano, però ormai in classifica era fuori. E quel giro sì, però mi diceva sì. Ora non mi ricordo queste cose, però mi ricordo il dottore che mi raccontava che c'era il fuoco dentro, no? Non poteva accettare di perdere in quella maniera, no? E allora si era inventato di fare questa fuga. Voglio dirti, oggi quelli che contano è difficile che ti facciano una fuga del genere, no? Anche se sono fuori classifica. Aspettano magari che arrivano a 40 chilometri e provano, no? Ma non provano a 150. Perché il ciclismo ha cambiato modo di essere, no? E però la gente si appassiona meno, Anche i ragazzini si appassionano di più se vedono che c'è la possibilità di vedere un qualcosa che diventa leggenda, Certo. Silvio, in questo salottino virtuale c'hai alla tua destra un milanista, il sottoscritto, alla tua sinistra uno juventino, Claudio. Allora. Sì, però aspetta, però io ho solo una stima di un allenatore che è Silvio Baldini. Nessun altro allenatore io. Mai. Sempre, sempre. Io Silvio lo porterei alla Juve. Non esagerare, dai. Ci basta la nostra amicizia, dai. Ormai con l'esperienza che c'hai, ma dai, vabbè, sì, ma però cazzo, ma la materia non è il problema di conoscere la materia, Claudio. È il problema di dai, che come abbiamo detto ora, per allenare a certi livelli devi poi curarti un'immagine, devi essere sempre una persona che mantenga un certo equilibrio. Allora, scusami se ti dico, ma tu vali meno di Pirlo come allenatore? Ma non è simpatico, dai, Claudio, di fare questi paragoni. Dai, dammi lo so che non è simpatico, però rispetto Pirlo come giocatore. Il giocatore è una cosa, l'allenatore è un'altra cosa. Come nella bici, il corridore è una cosa, ma non è detto che sia per forza poi un bravo allenatore, un bravo direttore, purtroppo. Poi, vabbè, poi ci sono degli sotterfugi, lavori strani, vabbè. Io però, invece volevo chiedere questo a Silvio. Con il calciomercato ancora da svilupparsi, chi vedi? La Juve, si parla già di De Maria, ha fatto fuori però Dybala. Vedi una Juve work in progress? Il Milan forse si sta godendo un po' troppo il campionato e è un pochino, come si dice in Toscana, di braccio corto? Ma la risposta te la do subito. A me non mi interessa il calciomercato, che lo sport, a me mi interessa vedere le partite, giocarle. Mi piace vedere la forza, oltre che fisica, proprio emotiva, quando uno cerca di superare l'altro. E allora io lì leggo l'aspetto tattico, l'aspetto tecnico, poi se la Juve prende di nuovo Ronaldo o prende Messi, sono cose che non mi interessano. Per me prendere il più bravo non è calcio. Per me il calcio è vedere delle squadre che cercano di andare oltre il risultato. Per esempio il Cagliari di Gigi Riva, la Lazio di Tomo Maestrelli, il Verona di Bagnoli. Ecco, per me quello è il calcio, cioè squadre che non erano quotate, che hanno vinto, che hanno fatto poi esplodere dentro a queste squadre dei giocatori forti come Riva, come Chinaglia, per dirti, come il Verona aveva Elkjær, aveva Brighel, per dirti. Per me il calcio è questo, no? Il fatto poi che uno prende Messi quando gioca mi piace vederlo perché inventa magari una giocata che dici: Madonna quanto è bravo, però per la partita, capito? Per la partita a me mi interessa vedere
il giocatore che, come quando la Danimarca vinse gli europei. Ecco, questi sono gli esempi che mi piace. Per me il calcio è questo. E quando riprenderai? Sei stato confermato a Palermo, mi sembra, notizia di questi giorni. Sì, perché io avevo il contratto in automatico, che vincendo il campionato mi scattava il contratto anche in Serie B. Niente, noi riprendiamo il 10 di luglio. Dove andrete? In ritiro. Ma per ora non lo so, domani devo scendere a Palermo, domattina devo scendere a Palermo e dobbiamo mettere a punto dove faremo ritiro. E tu Claudio farai qualche tappa al tour? Io parto lunedì prossimo, sì, al 3, cos'è il 3? Vado quando domenica. Arriva in Francia. Ah, va bene, sì, cioè, Sì. Ah. Faccio quella settimana lì, c'è un po' di varie cose da fare col tour, non solo legato al tour, anche con dei gruppi che li porterò nel tour, gruppi americani. Quindi, faccio un po' da cicerone anche, dai, sulle strade del tour. Mi permetto di chiedere i vostri pareri e da casa ci credano o meno non ci siamo preparati nulla. Io mi sono avvalso, così come è capitato con te Claudio e con altri tuoi ex colleghi o attuali, di cercare di reinserire nel ciclismo, grazie alla sua disponibilità, Riccardo Riccò. Ho ricevuto molte critiche, io invece ho cercato di perseguire un'iniziativa nobile. Ho parlato con Riccardo, gli argomenti da trattare saranno certi e non altri, rifiuteremo le provocazioni, però chiedo, quando uno gli è capitato di sbagliare e volesse reinserirsi nel suo mondo, ma reinserirsi come stiamo facendo adesso, così a parlare serenamente, non è che stasera ci siamo detti cose interessanti, ma nessuno pretende di aver enunciato qualcosa di assoluto, di sacro, di indiscutibile. Secondo voi è una scelta che ci può stare da parte di un giornalista oppure no? E anche da parte di Riccardo? Riccò ha sbagliato tanto e si sa, ha pagato anche tanto e si sa. E cosa farà per inserirsi? Bisogna capire cosa vuole fare ancora per reinserirsi. Lui non è che vuole abbisciare il meccanico o il preparatore. Reinserirsi nel dire parlare di ciclismo, questo è reinserirsi. Sai, non è che è stato messo agli arresti, quindi è libero di parlare come tutte le persone. È ovvio che si è fatto delle mea culpe, ha pagato, perché comunque tu hai detto ha pagato, è anche giusto sentire cosa abbia da dire, perché no. Non è che puoi mettere in un angolo qualsiasi persona che abbia compiuto o abbia avuto dei problemi. Gli si dà la possibilità per ritornare a parlare, sentire cosa ha da dire, è giusto, certo, che anche la sua voce abbia una parola per che poi è lui che spetta a lui poi a raccontarla bene o male come voglia, però è giusto dargli atto e fargli provare questo. Condividi Silvio? Condivido, perché credo che la dignità di una persona non va mai calpestata. Perché quando uno sbaglia che va anche in carcere, va per essere riabilitato, non va in carcere per essere ucciso, altrimenti gli arriverà la pena di morte, no? E quindi quando uno entra in carcere deve essere riabilitato. Ora, nel caso di Riccò, che è andato in carcere, ma è stato espulso dal ciclismo, ma va riabilitato. Perché la dignità dell'uomo, vuol dire, non va calpestata. Perché se tu calpesti la dignità dell'uomo, vuol dire che tu non hai rispetto nemmeno di te stesso, perché tutti possono sbagliare. L'importante è capire che da quello sbaglio puoi aiutare altre persone a non sbagliare, cioè l'errore che lui ha fatto lo può spiegare ad altri di non farlo, perché ne ha pagato le conseguenze, gli ha tolto la possibilità di fare la cosa più bella, che è fare il ciclista, e dovrebbe spiegarlo a altri, no? Non trovando una scusa perché l'ha fatto, no? Perché normalmente uno dice, ma lo facevano tutti, vabbè, ma se ti hanno preso te, cosa deve c'entrano gli altri? E gli altri avevano i controlli come te, non l'hanno mai beccati, come fai a dire che gli altri lo facevano tutti? Perché è un modo di dire, no?
nel ciclismo. Certo. No, io non hanno avuto controlli, hanno avuto dei controlli come te, non ti hanno preso. Ti hanno preso te, cerca di riabilitarti facendo vedere che la dignità che tu hai è quella di dire il mio errore non deve essere fatto da altri giovani, da altri, perché poi ti viene a mancare il tuo sogno, ti viene a mancare chi sei. Perché è vero, uno può guadagnare anche facendo vendere i gelati, ma lui non troverà mai se stesso a vendere i gelati, anche se dovesse fare il colpo di dire di guadagnare più che nel ciclismo, ma non è mai la tua strada. La tua strada era la bici, era la salita, era la sfida, era cercare di andare oltre la vittoria, no? E quindi gli è stata tolta la cosa più importante, una parte di sé che non c'è più. E quindi lui, anche se si sarà fatto un'altra vita, ma non sarà mai una persona felice. Può dire tutto quello che vuole uno, no, ma ci sono tante cose nella vita che si fa, no, tu sei nato ciclista e muori ciclista, non c'è niente da fare. Come quando uno vuole giocare a calcio o uno fa il pugilato, nasci pugile, nasci calciatore. Lui è nato ciclista e muore da ciclista, e se non ti viene permesso di farlo, sai che. Però ecco, il fatto che uno non possa parlare mi sembra una cosa esagerata. Ha diritto di parlare e di aiutare nella sua esperienza negativa, ad aiutare gli altri a non sbagliare. Amici, io vi ringrazio, e lo dico amici proprio con la maiuscola, sono onorato. È una storia che ci portiamo dietro, questa amicizia da tempo, con Claudio da tempo, davvero da tempo della maglia gialla, dalla mamma che andò a Lourdes per incontrarti al Giro d'Italia. Con Silvio in epoche più recenti, però insomma siamo persone che oggi io ho trovato, il caso ha voluto, ho trovato Davide Pratelli, no? Grande juventino come il diavolo, e praticamente gli ho detto che stasera avevo l'appuntamento con te, Silvio, siccome lui è bravissimo a fare l'imitazione di Allegri, e ho detto impara anche quella di Silvio, e lui mi ha detto di te che sei proprio verace, capito? E è quello che veramente ci coinvolge e che ci avvicina fra di noi. Io vi ringrazio, Claudio, tornerò a disturbarti, magari ci parlerai anche del tuo libro nella prossima occasione. Io, e Silvio, appena Juve, sì. Però come io tifo anche la squadra di Silvio, dove va Silvio io tifo sempre, quindi la mia seconda opportunità è sempre Silvio. Anzi, poi ci sentiremo perché verrò a trovarti, Grazie. Già grazie. Ce l'avevo intenzione. Sì, sei ritornato, grazie. E io devo ritornare, per forza. No. Ti aspetto a braccia aperte, lo sai che... Rappresenti uno sportivo importante. T'ho lasciato tranquillo perché ho detto dopo la vittoria lì, chissà che baldoria, ho detto lo lascio tranquillo un attimo, poi io piano piano arrivo, mi faccio sentire. Poi è capitata anche stasera l'occasione e ne ho approfittato io. Sono io che ho approfittato di voi, e grazie per l'amicizia, grazie davvero. Grazie. Un abbraccione a tutti. Ciao Silvio, ciao Roberto. Ciao. Ciao, ciao, ciao.